Ciao Jay, noi siamo privilegiati dal fatto di averti avuto qua con noi per qualche tempo, anche se breve, e desideriamo chiederti alcune domande per quanto riguarda l'Islam in Europa. Che direzione sta andando l'Islam in Europa? Now, in order to answer that question, there we maybe need to define what we mean by Islam. There are many Islams. Per rispondere a questa domanda, dobbiamo innanzitutto definire cos'è l'Islam, perché ci sono diversi tipi di Islam. Because there's many Islams, let's start with the radical Islam and define how they're different from, they say, nominal and liberal Islam. Allora dobbiamo dire che cosa significa essere un islamico radicale invece di un islamico nominale o liberale. Because each will have a different agenda. Perché in tutti e tre i casi c'è un programma diverso. I think for the nominals and the liberals, their agenda for Europe is to come, to assimilate, to have jobs, to get educated, also to make money. Per i nominali liberali, i musulmani nominali liberali, il loro programma è di venire qui in Europa per avere un lavoro, una professione, di fare dei soldi, when you look vivere. At Muslim countries around the world, you will see very quickly they are not doing very well economically. The people are moving this direction, coming to Europe to get away from the malaise that's happening there. So it's obvious their agenda is different. Quindi è chiaro che il loro programma è diverso dai radicali, perché basta guardarsi attorno, i paesi musulmani di solito sono paesi con molte difficoltà economiche, per questa ragione emigrano dai loro paesi e immigrano nei paesi europei come l'Italia. So our strategies with them will be different than the strategies with the radicals on the right. Quindi la nostra strategia con i musulmani liberali e nominali sarà diversa dalla strategia con i musulmani radicali. The radical Muslims are probably the more problematic. I musulmani radicali probabilmente sono quelli più problematici. For very good reason, their agenda is basically to dominate. Their agenda is to take Europe back to that 7th century model. Per una ragione molto semplice, perché il loro programma è di dominare, di riportare l'Europa a quel piano, a quel programma del 7 secolo in Arabia. Their authority is the Quran, their authority are the traditions, and their model is Muhammad himself. La loro autorità è il Corano, le tradizioni, e il loro modello il profeta Maometto stesso. They believe that that is a universal model, therefore it's for every place, for every age, and of course it's for Europe today. E quindi loro ritengono che sia un modello universale, pertanto ne consegue che ritengono sia un modello che vada bene per qualsiasi età, qualsiasi luogo, e quindi anche in Europa contemporanea. But they're not going to do it all in one go, obviously. Però ovviamente non possono farlo dalla sera alla mattina. They're going to use the what we call the three stages of Dawah. E useranno, quindi stanno usando quello che noi chiamiamo, quello che viene chiamata le tre fasi della Dawah. Which follow the three stages of the Prophet's ministry. Che sono le tre fasi del ministero del profeta Maometto. Starting with Mecca, where when he was in Mecca, he was a minority, he lived as a minority, he didn't bother the people too much. Quando era alla Mecca, era una minoranza e quindi non dava particolare fastidio alle persone che gli erano intorno. Radicals tell me that that's the stage that most Muslims are in Europe today. E i musulmani radicali mi dicono che i musulmani in Europa oggi sono più o meno in questa fase. They call it the stage of the pen, which means it's to signify that anything to do with writing, literature, or now it's moved on to media, that's the stage they're in now, to propagation of Islam through the media. Viene chiamata la fase della penna perché è una fase di propagazione attraverso i mass media, gli scritti, i libri, la letteratura, propagazione del loro credo. And you can see that all over. You'll see book tables, you'll see book stalls, you'll see Islamic centers, you will see lots of radio programs, TV programs, DVDs, CDs, things like this, internet. All of this is part of that stage. Lo vediamo in diversi modi, ad esempio tramite internet, lo vediamo in librerie islamiche, lo vediamo nei centri islamici, il modo di propagare attraverso gli scritti, attraverso i mass media. Il credo islamico. And they, you know, they tell me, they joke with me, and they say, listen, we're just doing what you guys do, and we're following your programs. You show us how to do it best. E in effetti loro scherzano con me dicendo, noi stiamo solo seguendo il vostro esempio perché voi lo fate molto bene, quindi noi vogliamo imitarvi. Between 622 and 624, the Prophet moved to Medina and he started a second stage of Dawah. Tra il 622 e il 624 il profeta Maometto si è spostato a Medina
e ha iniziato la seconda fase del Dharma. This was instituting laws, this was starting to impose himself through structures, social structures, economically, all the politically, economically and socially, he started to take over and started dominating. Istituendo delle leggi, dei dettami, e iniziando a imporsi da un punto di vista politico ed economico. That's happening in Britain, much more so. It has not yet happened in In questa seconda fase è già in atto in Gran Bretagna soprattutto, meno in Italia. And so Muslims now have moved into the second stage of Dawa already in Britain. E quindi in Gran Bretagna i musulmani sono già nella seconda fase della Dawa. And so you'll find lots of enclaves where Muslims live. They now are pushing for halal meat in schools, hospitals, prisons. E quindi ci sono ad esempio in Gran Bretagna diverse enclavi musulmane dove viene ovviamente imposta la legge islamica, anche ad esempio la carne halal, che significa la carne che viene permessa secondo i riti, secondo i dettami dell'Islam, ad esempio. They're demanding that any uniform that has a cross on it, like police uniforms, that they take off the cross. They're demanding that any street that has saint in front of it, the saint is taken off. Ad esempio, loro pretendono che qualsiasi uniforme dove ci sia la croce venga tolta la croce, qualsiasi nome di strada dove c'è scritto santo questo, come potrebbe essere St. Andrew, venga tolto il nome santo. And probably most notoriously, they try to impose a law called incitement to religious hatred law, which would censor anybody criticizing the Quran or criticizing the Prophet Muhammad. E soprattutto cercano di far passare una legge che si intitola, che si chiama incitamento alla incitement to religious hatred. Incitamento all'odio religioso, per cui a quel punto se la legge passasse non si potrebbe dire più niente contro il Corano, contro Maometto, contro l'Islam. And that almost succeeded. It lost by one vote, just one vote, 20 players. E questa legge è quasi passata, perso per un solo voto, il voto di Tony Blair. Then the third stage happened in the Prophet's life after 624. In 624 then he started using the sword and began with the Battle of Badr. E la terza fase del profeta Maometto è iniziata nel 624, ha iniziato a usare la spada e è iniziato con la battaglia di Dawa. Badr. Battle of Badr. La battaglia di Badr. And from Battle of Badr to Battle of Uhud to the Battle of the Trenches, and then of course 29 battles that he participated in from 624 to 632 when he finally died. That is the sword stage, that is the violent stage. Tra 624 e 632, quando il profeta Maometto è morto, ha partecipato a 29 battaglie e questa è la fase della spada, la fase della violenza. Now that has fortunately has not yet come to Europe. E per fortuna ancora in Europa non siamo a questo punto. My radical friends say that that was initiated by Al-Qaeda in 9/11 in America. Ma i miei amici musulmani radicali mi dicono che questa terza fase è stata iniziata negli Stati Uniti l'11 settembre da Al-Qaeda. The bombings in Spain of the train, that would be the initiation of that stage in Spain. E poi iniziata in Spagna con le bombe a Madrid. The bombings in Turkey, in Istanbul, that would be another initiation of that stage in Europe. Gli attacchi terroristici in Turchia, a Istanbul. And then most, probably most notoriously, the bombings, the killing of 52 people in London in July 7, 2005 was the initiation of that stage for us in Britain. E ancora di più il 7 luglio 2005 in Gran Bretagna con gli attacchi terroristici che hanno ucciso 52 persone. So Muslims on the right would say it is now time for the third stage to begin. Quindi i musulmani radicali sono pronti e direbbero che ormai sono pronti alla terza fase. But here in Italy you're still at the first stage, possibly starting to push into the second stage. Ma qui in Italia siamo solo alla prima fase, forse all'inizio della seconda. And so the situation is quite clear now. So what is our responsibility toward the European Muslims? Allora tu hai fatto un quadro chiaro, quindi la situazione è chiara come l'hai delineata. E quindi ne consegue questa domanda: quali sono le nostre responsabilità, qual è la nostra responsabilità nei confronti dei musulmani in Europa?
I will say what I did before, and that is it depends on which Muslims we're talking about. Come ho detto prima, dipende da quale tipologia di musulmani abbiamo davanti. If they are the liberal Muslims over here or the nominals in between, our strategies will be different than the radicals over here. Se noi abbiamo a che fare con musulmani liberali o nominali, sarà una strategia diversa dai musulmani radicali. Most Christians are working with these two groups over here. E la maggior parte dei cristiani hanno a che fare con musulmani liberali o radicali, o liberali, scusate, o nominali, non radicali. And the liberal and nominal Muslims are very similar to many of your liberal and nominal Christians. Perché i musulmani liberali nominali hanno molte similitudini con i cristiani liberali e nominali. They do not have a strong view of his of scripture, they do not have a strong view of the Prophet Muhammad, and therefore you don't have to deal with those issues necessarily. Il loro concetto delle scritture e il loro concetto del profeta Maometto non sono particolarmente solidi, quindi non bisogna particolarmente affrontarli su questo punto. The Irenic method that we use in evangelism, yes. The friendship evangelism, that works best with these two groups over here. Il metodo di evangelizzazione tramite l'amicizia, chiamiamolo metodo irenico, funziona bene con i musulmani, quindi liberali e nominali. Making friends with them, giving them literature, getting into discussion, having dialogues with them, interfaith dialogues, that works with these two groups. E quindi avere amicizie con loro, condividere la letteratura, avere dei dialoghi, questo funziona bene con queste tipologie di musulmani liberali e nominali. That type of strategy does not work so much with the radicals. Ma questo tipo di strategia con i liberali nominali non funziona con i musulmani radicali. First of all, they'll have nothing to do with our literature. Innanzitutto non vogliono nulla a che fare con la nostra letteratura. They'll just throw it away. La butteranno via. Secondly, they don't even believe in dialogue. In secondo luogo non credono neanche nel dialogo. They see it as useless. Vedono come una cosa inutile. What they love is debate. Quello che amano è dibattere. They're much more aggressive, they're much more passionate. Sono molto più aggressivi, hanno molta passione in quello che pensano so e dicono. Dealing with these people, you have to be just as passionate and just e quindi se tu vuoi avere a che fare con musulmani radicali, devi avere lo stesso grado di passione. And for these people, obviously what motivates them is the Quran and the Prophet Muhammad. E quello che motiva i musulmani radicali ovviamente è il Corano e il profeta Maometto. So to work with these people, you're going to have to know the Quran. You're going to have to know about the Prophet Muhammad. You're going to have to be able to confront both those. Quindi per lavorare con i musulmani radicali devi conoscere il Corano, devi conoscere Maometto e la sua storia, devi confrontarli su queste basi. I don't spend much time with the nominals and liberals. Personalmente non trascorro molto tempo con i musulmani liberali e nominali. Most missionaries work over here. La maggior parte dei missionari però lo fanno, lavorano con i liberali e i nominali. My area is over here. Ma invece io lavoro con i musulmani radicali. Because this is the fastest growing group. E questo è il gruppo che cresce più di ogni altro. This is the most dangerous group. From il gruppo più pericoloso. How many years do you work with this kind of Muslims? Quanto tempo lavori con i musulmani radicali? With Muslims in a whole, I've been working for 25 years. Con i musulmani in genere 25 anni. But for the radical Muslims, I've been working with for 15 years. Con i musulmani radicali in modo specifico da 15 anni. In London, because that is the place where most radicals now are moving towards. A Londra, perché lì è il luogo dove confluiscono molti musulmani radicali. Hello Jay, what are the questions they ask you when they want to debate with you? Allora Jay, quali sono le domande che loro, stiamo parlando dei musulmani radicali, ti chiedono? They meaning the radicals. The radicals almost invariably they attack this book. I radicali quasi sempre attaccano questo libro. They attack the person of Jesus Christ. Attaccano la persona del Signore Gesù Cristo. They attack the Trinity. La Trinità. His Christology. La Cristologia. The fact that God could have a son. Il fatto che Dio possa avere un figlio. The fact that God could become a man. Che Dio possa diventare uomo. These are the most common attacks. Questi sono gli attacchi più frequenti. They also attack and they also challenge the whole history of Christianity. Attaccano e anche sfidano tutta la storia del cristianesimo. But those are the ones that we have to answer the most often. E queste sono le risposte che dobbiamo rispondere più frequentemente. Yeah, how do we answer them, you know, quickly in 2-5 minutes? E come possiamo rispondere a queste domande velocemente in 2-3-4-5 minuti? And I don't know how they think, so I am Supponiamo che qualcuno mi affronti without experience.
so, e attacchi il mio Signore Gesù Cristo, how should I do? Che cosa devo fare? Whenever you respond to a radical Muslim, you not only have to give the response, but then you must also give a question in return. Ma quando tu rispondi a una domanda di un musulmano radicale, non solo devi rispondere alla domanda, ma devi a tua volta porre domande. Because every question you can preach the gospel through. Perché yes, con ogni domanda tu puoi predicare l'Evangelo. By virtue of the fact that they're zeroing in on Jesus and the Bible, they're zeroing in on things that I want to talk about anyways. E dato il dato che loro, proprio loro, parlano di Gesù e della Bibbia, quindi parlano di cose di cui io sono altamente interessato. Because Jesus and the Bible is foundational to the gospel. Perché Gesù e la Bibbia sono le basi dell'Evangelo. So if they ask me about the Bible and they say it's been corrupted, quindi se mi chiedono della Bibbia, mi parlano della Bibbia dicendo che è stata corrotta, I'll ask them where and when. Chiedo loro dove, quando. And then I'll say, hold on a minute, look at your Quran. If you say it's corrupted before the 7th century, your Quran gives authority to it. Allora, guarda, se il Corano, se dici che è corrotta prima del 7 secolo, il Corano stesso dà evidenza del fatto che la Bibbia non è corrotta. And I'll have them open up their own Quran and just read verse after verse after verse after verse that tells them to come and read it. E uso il Corano, sura dopo sura, versetto dopo versetto, affinché leggano dove c'è scritto che la Bibbia non è corrotta. And then if they say, okay, it was corrupted after the 8th century, se invece affermano che è stata corrotta dopo l'ottavo secolo, then I'll say, look at the enormous amount of manuscripts, the translations, the enormous amount of quotations of early church fathers. Allora basta dire, guardate le migliaia e migliaia di documenti, di citazioni della patristica, dei padri della Chiesa o delle traduzioni che ci sono. So I give authority to the Bible, quindi do autorità alla Bibbia, and then I throw the question right back on them. E poi ributto la domanda in faccia a loro. Now what about your Quran? E per quanto riguarda il tuo Corano? Do you have your manuscripts? Il vostro Corano, avete dei manoscritti? Do we have any manuscript for the Quran from the 7th or the 8th century? Abbiamo manoscritti del Corano per il 7 o 8 secolo. Why do we have to wait 300 years before we can find a complete Quran? Ma perché dobbiamo aspettare 300 anni per trovare un Corano completo? Why is it so much of the Quran has been borrowed from other sources? Ma perché così tanto materiale nel Corano è stato imprestato da altre fonti? In fact, it's the Bible that has the best stories. Yes. Ma è la Bibbia che ha le storie migliori. The only complete stories. Le uniche storie complete. And then by doing that you're preaching the gospel. E facendolo predichi l'Evangelo. So every question you should end with the gospel. Quindi con ogni domanda la rispondi e poi continui e finisci con l'Evangelo. But it takes the agenda away from them and brings it back home, and it also ends always with the gospel of Jesus Christ. Quindi togli l'iniziativa a loro, sì, quindi ti riporta a casa e finisci sempre con l'Evangelo del Signore Gesù Cristo. Do that in 2 to 5 minutes. Lo puoi fare in 2, 3, 4, 5 so minuti. Then if we... Se noi impariamo che cosa dice il Corano, che cosa dicono appunto le loro scritture, noi siamo dalla parte dei vincitori perché abbiamo le vere scritture. It's a win-win situation for us. Per noi è una situazione in cui è impossibile perdere. One thing I love about the radicals is they ask the right questions. Una delle cose che amo tantissimo dei musulmani radicali è che chiedono, pongono le domande giuste. The nominals and the liberals want to talk about politics, they want to talk about social problems. My radicals want to always talk about Jesus. Perché invece i nominali, i liberali vogliono parlare di politica, vogliono parlare di problemi sociali, invece i radicali sempre di Gesù. By virtue of them asking the question, they give me a platform to speak about Jesus. E quindi chiedendomi e ponendomi la domanda, mi danno un trampolino di lancio, una piattaforma per parlare di Gesù. And when they become Christians, you cannot stop them. They are so passionate, they take the gospel on their own. E quando si convertono, non riesce a fermarle perché hanno una tale passione, un tale zelo, che vanno avanti da soli. They bring their families through, they bring their communities through, and they are like Saul who became Paul. E praticamente sono come Saulo che è diventato Paolo e quindi influenzano la famiglia, la comunità dove vivono. Thank you, Jay, for your answer. Grazie Jay per le tue risposte. We only in Italy we have to make our own conclusion as a Christians. What is the best things to do? Come cristiani in Italia dobbiamo arrivare alle conclusioni giuste. We want to, of course, not to undervalue the spreading of Islam in Italy. And we will use this kind of information to pray through it and find what is the what the Lord wants for us to do for His glory. Non vogliamo sottovalutare, underestimate, quello che è il pericolo dell'Islam qui in Europa, e quindi vogliamo fare tesoro di quello che ci hai detto e possiamo e dobbiamo portarlo in preghiera, e in preghiera poi dopo anche essere attivi nell'evangelizzare i musulmani. It's an exciting work. Ed è un'opera entusiasmante. And they're the best people to deal with. E sono le migliori persone da affrontare.
whether they are radical, nominal, or liberal, regarding who is standing in front of you, you're going to be able to preach the gospel to every one of them. Non importa se siano se siano musulmani radicali, oppure nominali o liberali, hai delle persone a cui puoi predicare l'Evangelo e che hanno bisogno dell'Evangelo.